Lunedì 16 febbraio 2015, Monsignor Calogero Lapiana, arcivescovo e archimandrita, ha presieduto al rito di inaugurazione e benedizione dell'altare della statua dell'Ecce Homo di Calvaruso, restituiti alla venerazione dei fedeli dopo il lavoro di pulitura e restauro durato poco più di 4 mesi. Il momento, che ha richiamato molti fedeli, è stato preceduto da una tavola rotonda durante la quale è stato presentato il restauro sotto il profilo teologico, antropologico e artistico. I lavori, autofinanziati dalla comunità dei fedeli e dei religiosi, sono stati eseguiti a regola d'arte dalla restauratrice Marianna Saporito, sotto l'alta sorveglianza della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Messina, rappresentata dalla dottoressa Grazia Musolino e dalla dottoressa Giovanna Famà. Dopo quasi 400 anni, la Sacra Effigie, restaurata, riesuma una delle pagine più drammatiche ed esaltanti della vita di Gesù, resa ancora più attraente dal genio artistico dell'autore, il servo di Dio Fra Umile da Petralia, che l'ha realizzata nel 1634. In questa scultura Fra Umile impresse l'alto livello della sua maturità artistica e religiosa. Il Cristo è ritratto in piedi, in un contegno nobilmente regale, davanti a Pilato e alla folla, mentre soffre le torture delle cocenti ferite della flagellazione, consapevole della demolizione fisica e morale intrapresa dai suoi nemici. Il lavoro di restauro, voluto dai frati francescani, custodi del santuario, ha richiesto perizia e pazienza certosina nel rimuovere le vecchie incrostazioni di polvere, rese ancora più invasive dal nero fumo delle torce che vi ardevano dinanzi, e nel ricostruire quelle parti mancanti, restituendo all'effigie quella cromia brillante che sembra far rivivere l'evento. In questo modo la Chiesa, anche attraverso l'arte, continua ad annunciare il Vangelo della Redenzione per la divulgazione di quell'umanesimo nuovo ed integrale di cui Pilato, inconsapevolmente, è stato il primo annunciatore quando presentò alla folla l'Ecce Homo, come ha ben espresso anche padre Massimo Cucinotta, rettore del santuario. Dopo circa 400 anni da quando Frate Umile scolpì questa meravigliosa immagine dell'Ecce Homo, abbiamo pensato a restaurarla insieme all'altare, proprio perché potesse continuare ancora meglio a parlare al cuore dei fedeli che da sempre hanno gremito questo santuario, hanno sciolto voti, hanno pregato, e certamente cercando in Lui la vera salvezza, rispecchiandosi in Lui il nuovo senso da dare alla loro vita. È per questo che anche per l'anno pastorale che stiamo vivendo, ma anche per il prossimo convegno ecclesiale che pone al centro Cristo e l'umanesimo, e il nuovo umanesimo che sgorga proprio da Lui, che abbiamo voluto riproporre e sottolineare proprio da questo santuario, questo annuncio evangelico, questo kerigma che continua, proprio conservato se vogliamo anche dalla pietà popolare, a parlare al cuore dei fedeli. Durante la tavola rotonda, dopo il saluto dell'arcivescovo Monsignor Calogero Lapiana, che si è mostrato compiaciuto per la realizzazione di tale opera, è intervenuta la dottoressa Giovanna Famà, funzionario della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Messina, per mettere in luce l'iter del restauro. Le devo dire che non c'è stato un iniziale progetto che unitario, ma noi abbiamo atteso di volta in volta di vedere quali fossero le difficoltà, le criticità, e poi definire nei diversi sopralluoghi che abbiamo effettuato, almeno io personalmente per conto dell'ufficio della Sovrintendenza dei Beni Culturali sono venuta qui mediamente 2 o 3 volte a settimana, abbiamo di volta in volta, dicevo, definito gli interventi da adottare. Prima è stato restaurato, cioè si è intervenuti sull'altare
fare sul baldacchino, che è stato riportato veramente a uno stato completamente diverso e difforme rispetto a quello, diciamo, al quale sicuramente voi eravate abituati, perché era ridipinto e con moltissime manomissioni, quindi è stato naturalmente prima consolidato, poi è stato fatto un intervento di pulitura e successivamente si è tentato con successo di riportare l'opera alla cromia originaria, partendo dalle tracce molto naturalmente esigue che rimanevano sul campo e naturalmente accordando al tono cromatico alla pellicola pittorica di cui avevamo ancora qualche elemento, tutta la parte che poi è stata realizzata dal restauratore. Ma quello che bisognava poi decidere di fare era appunto l'intervento sul Cristo, sul Ecce Homo, che custodito nella teca da moltissimo tempo non veniva più portato all'esterno, e quindi decidere di intervenire in questo senso è stato un atto di grande responsabilità che comunque, condiviso dal rettore, abbiamo portato a termine. L'opera è stata visionata dall'ufficio, dal restauratore e dalla committenza, e si è deciso di fare un intervento non semplicemente di manutenzione ordinaria, cioè una semplice spolveratura, ma un intervento di pulitura consistente, che non veniva fatta da 400 anni, quindi l'opera presentava uno strato di sporcizia ormai veramente consolidato, che è stato asportato gradatamente, passo dopo passo, e naturalmente non fino in fondo, cioè la patina, cioè il primo strato, diciamo, di, chiamiamola sporcizia fra virgolette, è rimasto, per evitare di esporre l'opera a un'aggressione esagerata da parte dell'ambiente esterno. E quello che oggi voi vedrete nel momento della festa, quando l'opera sarà scoperta, è un nuovo Ecce Homo, nuovo nel senso che è veramente l'opera straordinaria, con un incarnato meraviglioso, con un plasticismo raffinatissimo e soprattutto con un effetto mistico, con la rappresentazione del dolore nell'arte, che veramente vi lascerà senza fiato. Particolarmente significativo l'intervento di Monsignor Letterio Gulletta, che ha espresso l'ermeneutica dell'Ecce Homo, aiutando tutti a leggere l'immagine andando oltre la semplice realtà che appare dinanzi agli occhi. Ecce Homo. Ecco il più bello dei figli dell'uomo. Lo dice il Salmo 44. Ecco il più bello dei figli dell'uomo. Sulle sue labbra è diffusa la grazia. La stessa Bibbia contiene l'opposto. Non ha né apparenza né bellezza. Di fronte a lui ci si copre il volto. Guardando lui si ha la voglia di rivolgere lo sguardo altrove per non vederlo. La stessa persona, Ecce Homo, il più bello, il rifiutato, di fronte al quale non si ha né voglia né coraggio di guardarlo. Non è una bellezza apparente che tu vedi all'esterno, non è la bellezza del segno esterno, ma è la bellezza che va colta nel mistero interiore. E questa è la via del nuovo umanesimo. Un uomo che non si lascia consumare nell'apparire, che non si ferma all'apparire, ma che ha il coraggio di cercare dentro. Dove sta la bellezza di questo Ecce Homo? Sei il più bello del figlio dell'uomo. Devi cercarla. La devi cercare altrove e oltre quello che vedi, perché è nel mistero della sua esistenza. Deve avere il coraggio di raggiungere la periferia della sua esistenza. Allora incontri, entri attraversando il suo sguardo, lasciandoti condurre dal suo sguardo, e allora dentro ti incontri con la bellezza di colui che è. Non è una bellezza consolatoria, è una bellezza che inquieta,
È una bellezza che attrae, è una bellezza che pone alla ricerca, è una bellezza che non appaga, tutt'altro. Ecce Homo è bellezza che mette in cammino, è bellezza che non ti dà pace, è bellezza che è nostalgia e rammarico, è bellezza che è rimpianto, è bellezza che è rimorso, è bellezza che è fascino, è bellezza che è alterità, è bellezza che è racconto di un amore che si spende. La parola è passata quindi alla restauratrice Marianna Saporito, che servendosi di una serie di diapositive ha messo in luce la complessità del lavoro nelle fasi di pulitura e restauro delle parti ammalorate. Infine la dottoressa Maria Luisa Sergi, recentemente laureata in scienze religiose e nativa di Calvaruso, ha presentato la fede e la devozione dell'Ecce Homo nell'ambito di una cornice storica, religiosa e culturale che ha contraddistinto da sempre il cammino degli abitanti di Calvaruso e non solo. Ci si è quindi spostati tutti in chiesa per vivere un momento di preghiera presieduto dall'arcivescovo, durante il quale è stata benedetta la rinnovata statua dell'Ecce Homo.